Allora, io sono da 2 anni su YouTube più o meno e ho fatto all'incirca 400 iscritti. Bene, mi sveglio una mattina, faccio un canale YouTube dove vi spiegherò le caratteristiche tra poco e ho fatto più di 1000 iscritti in un giorno. Oggi vi andrò a spiegare come ho fatto. Intro. La sera di 3 giorni fa, FaVJ ha fatto una live dove spiegava di iscriversi al suo nuovo canale YouTube, aperto così totalmente a caso. Si chiamava Yifav, diceva alla gente di iscriversi e migliaia di persone si iscrivevano, dato che lui è il canale più grande d'Italia. È riuscito a fare fino a 100.000 iscritti in sole 5 ore, quindi tantissimo. E poi è continuato a salire di iscritti fino ad ora che ha più di 250.000 iscritti, questo canale secondario. Allora io la sera stessa, prima che raggiungesse i 100.000 iscritti, ne aveva circa 80.000 YFAV, ho deciso di creare un secondo canale YouTube con l'idea geniale di chiamarlo YFAV 2.0. Dato che lui ha avuto dei problemi con YouTube, dato il grande numero di iscritti che gli si veniva ad accumulare in un tempo veramente ridotto, YouTube gli ha bannato l'account. Se cercavi YFAV su Google non usciva niente, zero. Uscivano degli account fake ma fatti male. A questo punto io ho deciso di creare un account chiamato YFAV 2.0, creando un banner, creando un primo video e creando descrizione e tutto quanto. A questo punto ho fatto la road to 1000 iscritti. Ho chiesto goliardicamente a tutti quanti di iscriversi e di farmi arrivare a 1000 iscritti. L'ho spammato sotto i video, l'ho spammato nelle descrizioni e soprattutto ho fatto un video che ha fatto scoccare la freccia di un po' di iscritti. Ho filmato in diretta il momento in cui FaVJ ha raggiunto i 100.000 iscritti. Poi lui ha fissato l'obiettivo dei 112.500, tipo. Allora ho postato anche quel video lì e poi ho postato il video dei 200.000 iscritti. Lì la gente cominciava ad iscriversi, inizialmente poca gente, sono arrivato a 50 iscritti in circa mezz'ora. Sembra tantissimo, però in realtà rispetto a quello che è successo dopo è veramente poco. Di sicuro la cosa più importante di tutto è stato il tempismo. Un sacco di gente si è iscritta e si iscrivevi YFAV, ti usciva questo mio canale YouTube YFAV 2.0 come primo risultato. Io conosco abbastanza bene FaVJ, lui è da sempre, sempre, che copia le idee del Swedish YouTuber più famoso del mondo, cioè PewDiePie. Ha fatto la stessa cosa con T-Series, ha fatto la corsa al più grande numero di iscritti con T-Series. Che un altro YouTuber estraneo alla faccenda tra PewDiePie e T-Series si era intromesso, aveva fatto Mi vs PewDiePie o versus T-Series, una roba del genere, ed era riuscito a farsi 314.000 iscritti, così da zero. Aveva avviato una live dove metteva i counter degli iscritti, uno di PewDiePie, o se mi sembra, e l'altro di se stesso. Quindi ho deciso di riprodurre la stessa idea. Ho imparato da zero a creare delle live come Flare TV, colui che si era messo a streamare la faida tra T-Series e PewDiePie, e nel frattempo da zero iscritti si è fatto più di 2 milioni e mezzo di iscritti. Ho deciso di seguire lo stesso trend e sono riuscito in 10 ore a fare più di 800 visualizzazioni. La cosa bella è che io, a differenza della corsa tra PewDiePie e T-Series, non, tra virgolette, combattevo contro FaVJ perché non aveva senso. Ero FaVJ 2.0, il successore di FaVJ, quindi potete capire che alla gente piace una cosa del genere e si iscrivono senza odiarti, ecco. Quindi il fatto sta che entro la sera dello stesso giorno, verso le 22, sono riuscito a toccare il picco dei 1000 iscritti e sta continuando a salire. Tipo adesso siamo a 1421 iscritti. Effettivamente, data la grandissima fortuna che mi è capitata, questo canale YouTube non lo lascerò vuoto, anzi, credo anche che farò un face reveal o un qualcosa del genere. Questi iscritti sono dei bambini e quindi posso esprimermi come ho sempre voluto fare. Infatti, su questo canale YouTube ho sempre cercato di tenere un trend, non diciamo di serietà, però non ho mai caricato video di elefanti emoji che scorreggiano. E invece, qui posso farlo. Quindi, vi consiglio, se volete vedere degli elefanti che scorreggiano in questo modo, di andarvi a iscrivervi a quel canale, qua nelle schede. Mi raccomando, è bellissimo. Comunque, da quello che ho capito, è successo una cosa che è veramente casuale, non si può minimamente prevedere, anzi, di sicuro la cosa più importante è il tempismo, arrivare nel momento giusto, all'ora giusto e la preparazione. Quindi, se io non avessi mai saputo come fare un banner, una copertina, un'immagine in profilo per il mio canale fatta bene,
come ho imparato in questi 2 anni di YouTube, non sarei mai riuscita ad arrivare all'obiettivo cui mi ero prefissato. A differenza di come molte persone fanno, che aspettano il loro treno prima di imparare una determinata cosa, vi consiglio di imparare subito. In questo modo avrete la possibilità, come ho fatto io, di prendere questi colpi di fortuna e trasformarli in dei mini successi. Ad esempio, questo video qua. Sono riuscito nel giro di 12 ore farmi 200 visite. Non l'avrei mai fatto se avessi aperto un canale da zero così, dal nulla. E il fatto sta che i bambini li guardano anche queste cose. E i bambini sono il pubblico più grande del mondo. Come potete vedere, Lion Gamer questo mese si è fatto 30.000 euro di minima. Quindi, mi raccomando. Quindi, spero che questo video vi sia stato utile per farvi un attimo capire le dinamiche di come funziona il successo su YouTube, ma anche nella vita reale. Se è così, lasciatemi un like e iscrivetevi. Ci si vede settimana prossima con un nuovo video. Speriamo di arrivare ai 3.000 iscritti entro un mese. E niente. Ciao.